Amici bellini, allora bentornati sul canale, visto che è una giornata mediana, insomma non si parlerà di niente, escono notizie di mercato al MEDA, ma noi approfittiamo per fare una ricostruzione, visto che ho recuperato la puntata di Report dove si aggiungono grandi dettagli. Vediamo se sono grandi dettagli, certo una cosa la sappiamo, e quindi facciamo anche una leggera ricostruzione. Soprattutto per quelli più giovani che non hanno vissuto Calciopoli nel profondo, quindi ricostruiamo. Allora amici bellini, benvenuto Alessio Papa, prima di tutto benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Comunicazione di servizio: mentre voi lasciate i like vi faccio questa comunicazione. Ieri mi era stato bloccato il video dell'analisi tattica di Napoli-Milan, bloccato dalla UEFA. Ho fatto ricorso perché non esiste proprio, mi dovete lasciare almeno, non posto le immagini video, ma mi dovete lasciare la libertà di postare almeno gli screenshot, se no parliamo a vanvera. E quindi hanno approvato il ricorso, il video è di nuovo online, qualcuno che se lo vuole vedere. Ecco perché è importante che voi siate iscritti al canale Telegram che trovate sotto in descrizione, perché quando succedono queste cose, possono capitare, io posso postare contenuti su quella piattaforma lì, che è privata praticamente, e quindi lì non ci dovrebbero essere problemi. Seguite anche Azzurro Fluido su Instagram, che è una novità che sto cominciando, perché lì ci tengo moltissimo, voglio raccogliere più immagini possibili che riguardano le simulazioni, vorrei anche azioni belle del calcio, insomma vorrei raccogliere tutto quello che è bello del calcio e che su YouTube non si può postare per ovvi motivi di copyright. Andiamo avanti, e le cose belle del calcio sono le rovesciate spettacolari, sono le storie degli underdog, sono le vittorie inaspettate. Le cose brutte del calcio è che la politica esiste e i giochi di potere esistono, e non possiamo fare finta di niente per amore dello sport, perché lo so, viene dentro di te quella cosa, non voglio crederci che la UEFA mi abbia segnalato il video perché parlo del rigore di Leao con Lozano, non ci vogliamo credere, però quelle che poi sono le intercettazioni, e quindi parliamo di Calciopoli, ma ovviamente ci leghiamo anche a quello che sta succedendo in questi giorni, perché si deve risolvere la questione della penalizzazione della Juventus, ci porta a una riflessione generale sul fatto che purtroppo questi giochi di potere sono sempre esistiti e hanno coinvolto più o meno tutti. Quindi cerchiamo di spogliarci delle nostre magliette, della nostra passione, del nostro tifo, che alle volte ci rende ciechi, ed è evidente, vale anche per me, e parlare di questa situazione nello specifico. Faccio un abbrabbiamo tattico, ma non ha tanta importanza, perché poi qui di fianco vorrei postare delle cose. Partendo da quelle che sono state le condanne definitive, facciamo un recap generale. Società: la Juventus, revoca del titolo di campione d'Italia confermata, non assegnazione del titolo di campione d'Italia confermata, retrocessione all'ultimo posto della Serie A confermata, e 9 punti di penalizzazione invece dei 17 comminati dalla Corte Federale. Allora, partendo da questo, la Juventus si identifica Juventus, ma si deve parlare di Moggi, che all'epoca era il direttore generale della Juve, con Giraudo. Moggi che cosa faceva? Moggi aveva un controllo generale fatto di amicizie, fatto di rapporti che andavano oltre al calcio, fatto di regali di Natale, incontri con giornalisti, politici, arbitri, procuratori sportivi, e andava a questi incontri anche scortato da poliziotti che utilizzavano anche le macchine di ordinanza per accompagnare Moggi, portare i pacchi di Natale a chi poi doveva incontrarsi con Moggi. Questa era una rete che si espandeva per tutta Italia, e quando Moggi alzava il telefono tutti si mettevano a disposizione, perché poi Moggi ti può fare un favore, io faccio un favore a te, tu mi devi ritornare il favore. E molto spesso si arrivava anche, e questo non sono opinioni mie, sono le intercettazioni che abbiamo sentito. C'è anche un documentario fatto credo dalla 7, un docufilm che si chiama
Operazione Offside, che potete andare a vedere. Un documentario che ci tengo a dire potrebbe essere parziale, perché non vengono aggiunte le cose che ci dice il report nell'ultima inchiesta che hanno fatto, dove compare l'Inter nella figura di Facchetti e di Moratti. Perché l'Inter, questa è poi la cosa che gli juventini dicono, hanno colpito solamente noi, quando in realtà lo facevano tutti, e quindi parlano di Farsopoli e del famoso scudetto di cartone che viene poi assegnato all'Inter. Quando mi si dice questo, io posso anche accettare che, se andiamo a vedere tutte le intercettazioni, c'è anche l'Inter che faceva pressione per quanto possibile, e quindi c'erano una serie di squadre che erano coinvolte oltre alla Juventus. Quindi questo vi ricorda qualcosa, no? Le plusvalenze, cosa dicono alla fine la maggior parte di quelli della narrativa? Dicono, ma le plusvalenze le fanno tutti, perché colpite solamente noi? E la risposta più ovvia da fare è perché il sistema di potere è diverso dal sistema occasionale, cioè lo faccio una volta ogni tanto, non è negato dalla legge e quindi non c'è problema. Però, se vogliamo parlare di lealtà sportiva, è chiaro che dobbiamo parlare non solo delle plusvalenze della Juventus, possiamo parlare della plusvalenza di Liguori, di Manzi e di Palmieri per quanto riguarda Osimhen. Non la chiamate plusvalenza Osimhen, perché quella è ignoranza, sono le valutazioni di questi giovani che sono gonfiate, senza dubbio sono gonfiate, lo diciamo da tifosi del Napoli, lo abbiamo detto anche all'epoca. Però rispetto a un'operazione abbiamo un sistema fatto di 50 e più giocatori, e quindi un sistema è diverso dalla singola operazione. Per quanto riguarda Calciopoli, quindi Moggi abbiamo, io mi sono segnato tutto perché è difficile ricostruire tutto, ma Moggi, una cosa che molti si dimenticano, e non perché parlare di Moggi chiude Papa Resta nello spogliatoio e lo lascia chiuso lì e si porta le chiavi. Questa è una frase che Moggi, parlando con una sua amica a telefono, lui si vanta del suo potere, in questo caso un potere violento, un potere io faccio quello che voglio, e se ne vanta. Però Papa Resta poi smentisce questa cosa e dice non è vero, non è successo niente. Ora la smentita voi ci potete credere o meno, perché è chiaro che se ti confronti con uno che ha potere ci pensi due volte poi prima di metterlo nei guai. Però quello che dice Papa Resta è che non mi hanno chiuso, ma non segnalò poi la protesta feroce che fecero i dirigenti della Juventus nella figura di Moggi dopo una partita dove Papa Resta negò un paio di rigori alla Juve. Quindi ci troviamo di fronte a squadre che chiedono arbitraggi di favore, squadre che chiedono collocazione di arbitri specifici all'interno di partite che gli interessano, arbitri che sono più o meno controllabili dal sistema di potere. Ricapitolando, Moggi cosa faceva? Moggi parlava specialmente con Bergamo, Paolo Bergamo, designatore degli arbitri, parlava con Carraro, che all'epoca era il presidente della FIGC, e parlava soprattutto con Mazzini, che era il vicepresidente della FIGC. Mazzini è uno di quei personaggi che, se ascoltate tutte le intercettazioni, è uno di quelli più arrogante, potente e anche voltafaccia, perché parla con la Fiorentina e dice una cosa, parla con la Lazio e ne dice un'altra, parla con la Juventus e ne dice un'altra ancora. Quindi, oltre al potere esercitato dai dirigenti delle squadre di calcio, abbiamo anche il potere di chi è a capo poi della situazione della Lega Calcio, della FIGC italiana, che esercitano a loro volta un potere, perché dicono: come faccio ad aiutarti a mandarti un arbitro che tu vuoi se tu poi vai in televisione e ti lamenti degli arbitri? Quindi io ti mando quello che tu vuoi, però dovete smetterla, dice Mazzini, di prendervela con gli arbitri, non dovete protestare più, come ti permetti, se parli così io poi non ti posso aiutare. La figura di Mazzini poi verrà anche minacciata da un dirigente della Roma, che all'epoca era Baldini, che era anche una fonte segreta dei carabinieri che stavano indagando il tutto. Quindi Mazzini al vicepresidente della FIGC dice: quando poi succederà la bomba, se ti comporti bene ti salverò, forse, perché io ho intenzione di fare la rivoluzione. C'erano due personaggi che volevano fare la rivoluzione: Baldini con la Roma e Della Valle con la Fiorentina.
Fiorentina che volevano scavalcare tutti quelli che erano i centri di potere dell'epoca, e nella figura di Della Valle si voleva mettere Abete al posto di Carraro per cambiare completamente il centro del potere. Non parliamo poi di un calcio pulito, parliamo solo di uno spostamento del potere da una parte all'altra. E la figura di Della Valle è importante perché rispetto a Lotito, quando si parlano Mazzini, Bergamo e gli altri, parlano con Moggi, dice Della Valle, guarda che Della Valle è potente perché questo i soldi ce l'ha davvero, altro che Lotito. Quindi teniamola qui presente questa cosa. La figura di Moggi, tra l'altro, poi viene presa come capro espiatorio e veniamo a sapere da report che c'era anche la nuova Juve che doveva venire fuori. Quindi all'interno stesso della società Juventus c'era anche piacere che venisse indicata una figura da demonizzare e poi far fuori, così che gli Elkan potessero prendere il potere. Quindi non solo abbiamo la figura di Facchetti e di Moratti che si erano stufati di non vincere, di spendere soldi e di non vincere mai per situazioni di campo e non, ma anche all'interno della stessa Juventus, forse non dispiaceva questa situazione, si individuano Moggi, Giraudo e Bettega come il male assoluto e si ricomincia con una nuova proprietà. Vi ricorda nulla? Proprio gli Elkan di adesso che individuano in Agnelli, Nedved e Paratici il male assoluto, se ne liberano e ricominciano poi chissà come in futuro, perché è cambiato il sistema sicuramente, non abbiamo più sim svizzere o di Lussemburgo che non possono essere intercettate, ma è cambiato il sistema e lo abbiamo visto nelle ultime situazioni delle plusvalenze. Quindi per quanto riguarda Moggi, fatta in breve ragazzi perché ce n'è talmente tanto, ma ovviamente non possiamo andare nello specifico di ogni intercettazione, ma sappiamo che chiamava arbitri nello specifico, per esempio De Santis, che è uno di quelli anche più arroganti come gli arbitri che facevano le cose che dovevano fare anche alla luce del sole. Quindi Moggi chiamava arbitri, chiamava Biscardi, perché si diceva Biscardi diceva dobbiamo, Biscardi faceva un giochino con il pubblico dando dei punti, togliendo dei punti agli arbitri che facevano male, e quindi gli arbitri Moggi chiamava, dice quest'arbitro qua bisogna richiedere proprio il ritiro della patente because. Bellissimo. Perché si doveva arrivare all'opinione pubblica non solo all'interno del palazzo, ma si doveva convincere il resto dell'Italia sportiva, anche i tifosi, che un arbitro era inadeguato se sbagliava nei confronti della Juventus. E quindi si parla di scandalo, e Biscardi con il suo modo, dopo aver avuto la telefonata da parte di Moggi, aizza il pubblico e dice questo è il ritiro della patente, abbiamo ricevuto delle email da parte dei tifosi che chiedono il ritiro della patente. Non erano i tifosi, era Moggi stesso che chiedeva tutto questo. Questo per quanto riguarda la Juventus. La Fiorentina all'epoca si doveva salvare, e quindi parliamo di Della Valle, che anche lui cominciava a chiamare il vicepresidente della FIGC per avere dei trattamenti di fiducia, perché di favore, perché stavano rischiando seriamente la retrocessione. E le ultime partite che poi coinvolgono la Fiorentina vedono un finale al cardiopalma, dove non bastava più la vittoria della Fiorentina per salvare, ma bisognava influenzare anche una partita che riguardava le altre squadre, che era un Lecce-Parma, che poi finirà 3-3 col De Santis che espelle i giocatori del Parma. Insomma, veramente di tutto fatto proprio alla luce del sole. Ecco perché dopo le intercettazioni anche la Fiorentina riceve 30 punti di penalizzazione, 15 punti nella quella successiva invece dei 19. Quindi il Della Valle che chiama Mazzini, che dice voglio Abete al posto di Carraro, e poi se invece viene inglobato dal sistema Mazzini, anche Della Valle si possono fare da parte e possono lasciare il sistema com'è. Passando poi al Milan, 30 punti di penalizzazione confermati, 8 punti di penalizzazione nella serie A successiva, la figura che viene poi intercettata era Meani, che aveva anche lui rapporti con arbitri importanti all'epoca, parliamo di Collina, quindi parliamo probabilmente dell'arbitro più importante, che organizzavano incontri privati con Galliani che poi presidente della Lega, quindi si muovevano i fili in un altro modo. E qui era la risposta di Berlusconi quando il potere della Juventus diventava troppo prepotente, e Berlusconi, che poi tra l'altro era all'epoca anche in politica, cercava di muovere altri fili che non fossero semplicemente legati al calcio. Per esempio chiede a Cellino di candidarsi col centrodestra in Sardegna. Cellino dice di no,
arrivano arbitraggi contro il Cagliari anche clamorosi, di conseguenza Cellino dice di sì, accetta la proposta di Berlusconi e lì avviene un altro incontro dove Cellino, Berlusconi e Pisano, che era allora ministro dell'interno, dice ok, io lo faccio questa cosa, ma dovete avere un occhio di riguardo nei confronti del Cagliari perché ci stanno maltrattando e quindi così non va bene. E Pisano dice ci penso io. E dice che fai, chiami gli arbitri, chiami la federazione? No, chiamo direttamente Moggi che ci pensa lui, tanto muove tutto lui. Quindi vi renderete conto che Moggi non solo muoveva i fili per quanto riguarda la sua squadra, ma aveva il potere di muovere i fili anche per le altre squadre, visto il potere, visto l'influenza che aveva su tutto il mondo del calcio italiano, perlomeno riusciva a muovere anche i destini delle altre squadre, che erano invischiate nella lotta per la salvezza. Quindi lì c'è la consapevolezza anche da parte di Berlusconi, presidente del Milan e poi anche in politica in Italia, che Moggi muovesse i fili un po' per tutti. Oltretutto Meani nella nuova inchiesta di Report fa sapere, sembra quasi al di là delle telecamere, insomma fa una confidenza al giornalista che dice era facile poi influenzare le decisioni dell'arbitro senza dover essere nemmeno specifici e chiari nel dire devi dare il rigore a questo o devi espellere quello. Era semplice la situazione, perché se un arbitro prende 5.000 euro a partita e ti fermano, perché poi questa poi era il modo in cui il dirigente potente si vendicava nei confronti di un arbitro che si era comportato male nei suoi confronti, semplicemente poi ai vertici degli arbitri si facevano le riunioni e gli arbitri che non si erano comportati bene venivano bloccati per un mese o due o venivano retrocessi in Serie B, e questo capita ancora adesso, e quindi se fai un errore nei confronti di uno potente non prendi più soldi, perché sono 5.000 a partita, mica male, e quindi se salti un paio di mesi ti saltano un buon 30.000 euro e tutti vogliono andare al ristorante a fare la bella vita ed è difficile poi rinunciarvici. Per quanto riguarda la Lazio, vediamo i 30 punti di penalizzazione, 3 punti nella Serie A successiva. Ovviamente si deve identificare, la Lazio viene dal sistema Cragnotti e c'è il nuovo Lotito che cerca di entrare anche lui nel sistema. Lotito appoggia la candidatura di Carraro, quindi contro i della Valle che candidavano Abete, ma anche Lotito deve cominciare a chiamare Mazzini e a chiedere un pochino di aiuti perché la Lazio non sta andando bene, e anche lì arrivano una serie di decisioni arbitrali discutibili e Mazzini se ne vanta parlando con Lotito, dice sta andando bene, ti arrestano, e fanno una serie di battute tra di loro, sì, va tutto bene, ma adesso deve andare bene la prossima, insomma si organizza. Quello che poi è più scandaloso e che mi fa perdere il sonno è che in queste, da tutte queste telefonate, da tutte queste intercettazioni, non c'è mai nessuno, anche da parte degli arbitri, che dica però dovete fare voi gol. Cioè la sensazione è che loro potessero veramente poi influenzare. Esiste la partita dove l'arbitro ti fa qualsiasi sgarro, ti mette in difficoltà, ti fischia tutto contro e la squadra riesce a vincere lo stesso. Da queste intercettazioni non risulta proprio la possibilità che una squadra sia più forte degli arbitri. Quindi non solo noi analizziamo la potenza dei dirigenti che cercavano di influenzare le partite, ma anche la potenza che hanno gli arbitri e il sistema arbitri sul risultato delle partite stesse, perché nessuno si viene mai a dire però io te lo do l'arbitro compiacente, ma devi essere tu a segnare. Se la partita finisce 0-0 è colpa tua. Nessuno dice questo, almeno delle intercettazioni che ho visto. Quindi anche gli arbitri esercitavano il loro potere e quindi potevano poi chiedere dei favori che vanno poi, finiscono nella politica. Moggi aveva la capacità di telefonare ministri e far trasferire giudici o magistrati o funzionari di polizia che vogliono essere trasferiti da una città all'altra, e tutti a Moggi rispondevano non ti preoccupare, sarà mio piacere farlo, cioè, teniamo un occhio di riguardo. Quindi si va veramente ben oltre quello che è il semplice gioco del calcio, noi tifosi ci arrabattiamo e ci insultiamo tra di noi, internet poi è diventato un posto tossico, qualsiasi cosa posti c'è sempre uno che ti viene a insultare, è veramente difficile. Ma ci dovremmo spogliare di tutti i vestiti e capire che noi non abbiamo nessun potere, noi
tifosi siamo quelli che poi alla fine soffrono per un risultato o giuiscono per un risultato, ma dobbiamo tenere presente, altrimenti siamo ingenui, che molto spesso questi risultati non solo vengono decisi a tavolino, ma non c'è nemmeno la possibilità da parte dei giocatori di ribaltare. Si vedono le immagini, quando ti fanno rivedere le immagini di giocatori che si arrabbiano sul serio con gli arbitri, non si spiegano certe decisioni, gli arbitri anche con arroganza dice vai vai ho deciso, ho visto io. Con il VAR un pochino questo cambia, ma se al VAR comunque ci sono degli arbitri, ragazzi, noi possiamo sperarci fino alla fine che tutto sia pulito, ma al VAR ci sono altri arbitri. Se questi arbitri ragionano come gli arbitri che ragionavano prima, le cose comunque non si risolvono. C'è sempre nel regolamento uno svincolo, c'è cioè il protocollo, ci sono dei cavilli che si possono utilizzare, gli audio non ce li fanno sentire, gli arbitri non parlano e rendono tutto sotto una coltre di nebbia. È tutto sempre un po' offuscato, devono decidere loro tra di loro e non ci fanno sapere, o ci fanno sapere solamente a fatto compiuto. È sempre tutto un pochino oscuro, una Gotham City generale sul calcio, e noi tifosi stiamo là, ce la prendiamo tra di noi invece di prendercela con un sistema che non fa vincere sempre il più forte. Poi più spesso, molto spesso, quelli potenti sono anche più forti sul campo, perché poi vinci, fai più soldi, ti puoi permettere i giocatori migliori, e la giustificazione suprema è sempre quella: io avrei vinto lo stesso perché la mia squadra era più forte. E non lo so, perché all'epoca non c'era proprio scorno, e lo dico in napoletano, non c'era vergogna, si faceva alla luce del sole, convinti di non essere intercettati. Per quanto riguarda la Regina e l'Arezzo non ci sono, perché purtroppo le squadre piccole non fanno notizie, quindi ci sono pochissime intercettazioni che diventano pubbliche. Dei vari nomi che vengono citati da report, c'è il Milan, c'è l'Inter, c'è il Monza, il Chievo, il Livorno, la Regina, l'Udinese, il Cagliari, l'Empoli, il Palermo e Brescia. Tutti questi poi vengono prescritti, le indagini andavano avanti anche su queste società qui, e si poteva arrivare a cose più gravi anche per questa società. Però ad un certo punto l'Espresso pubblica delle intercettazioni, quindi si fermano le indagini perché si fermano le telefonate, non parlano più di queste cose, magari fanno incontri privati, e quindi chi stava indagando non poteva più avere delle prove a rafforzare quelli che erano i sospetti. Per quanto riguarda l'Inter rientra proprio in questo caso. Sentiamo di intercettazioni di Facchetti, di Moratti contro il disegnatore arbitrale Bergamo, anche incontri dove si dice io devo essere più rispettato perché ce l'hanno tutti con noi, e tutti i dirigenti dicono perché gli arbitri ce l'hanno tutti con noi, e tutte le volte, una volta Paolo Bergamo, una volta Carraro, una volta altri disegnatori, Pairetto, alla fine dicevano sempre non ti preoccupare, sarà mia premura, e quindi anche loro facevano un doppio gioco, dice sì ti aiuto, sì sì però ti aiuto anche, e come fai ad aiutarle poi tutte? E quindi alla fine anche loro dimostravano questa doppia faccia nel voler ipoteticamente aiutare tutti, ma poi alla fine qualcuno lo devi scontentare. Quindi, come vedete, i nomi di quelli che poi sono i dirigenti che vengono poi condannati: abbiamo Lotito, Galliani, Moggi, Della Valle, Mencucci, Giraudo, Meani, che il rosso non è cliccabile, Meani su Wikipedia, e Foti. Tra l'altro di Cellino abbiamo solamente parlato per quanto riguarda il suo incontro con Berlusconi, ma poi Cellino diventerà presidente di Lega in un momento pazzesco, e Cellino dice anche a Report candidamente: avevamo dei libri dove praticamente pochissime squadre potevano iscriversi al campionato per un problema, vari illeciti, avevano falso in bilancio, avevano un macello di reati che non permettevano poi un'iscrizione pulita al campionato. Loro bruciarono tutti i faldoni, e lui lo dice con una grande allegria, dice abbiamo bruciato tutto, poi è venuta la finanza a cercare il faldone, lo hanno trovato, ah, alla grande, mamma mia, proprio così, proprio nella contentezza generale si dichiarano reati e non succede niente a nessuno, molto bene. E questi poi sono gli arbitri. Su De Santis veramente è stato quello più che poi nelle intercettazioni dice: visto che capolavoro che ho fatto, gli hanno espulsi uno o due, e poi mi venivano anche a dire ma perché hai fatto questo così, e dice ah, non so niente io così. Quindi De Santis non solo era il braccio armato di chi poi aveva bisogno di un arbitraggio senza scrupoli, ma se ne vantava anche a telefono, e quindi
confermati 4 anni, Carraro, Pairetto, Mazzini, Lanese e Mazzei. Quindi penso di aver ricostruito un pochino tutte le situazioni. C'era anche questa figura di Maria Grazia Fazzi, che era la segretaria dei disegnatori e che era poi era l'unica donna probabilmente coinvolta in tutti questi scandali, e venne poi interrogata anche da Guarinello, che stava effettuando delle immagini parallele a quella che era l'operazione Offside, che partiva da Napoli. Guarinello stava facendo delle indagini parallele partendo da Torino e non parlavano tra di loro, e quindi questo fece scatenare l'allarme da parte di Moggi, che sapeva che qualcosa si stava muovendo, e quindi nelle intercettazioni di Maria Grazia Fazzi dice: Moggi mi ha convocato di qua, sono andato di qua, lui sa che stiamo indagando. Cosa avrà detto Maria Grazia Fazzi, interrogata poi da Guarinello? Quindi veniva interrogata da Guarinello e veniva interrogata poi successivamente da Moggi, per capire Moggi qual era il problema. Insomma, credo di aver ricostruito un pochino tutto quello che è la situazione di Calciopoli dell'epoca. È cambiato poco, sono cambiati i metodi, ma stiamo sempre lì. Si chiude poi il servizio di report con Facchetti che chiama di nuovo Bergamo, gli dice: mi raccomando, perché voglio vincere a questo punto, e con Bergamo che dice: ok, non ti preoccupare. Ovviamente ci aggiungiamo quello che poi fa male ai tifosi della Juventus, è vedere poi l'Inter trionfare in conseguenza di questa debacle juventina. E sappiamo, ci fa sapere poi il report, che quando va via Carraro dalla presidenza della FIGC, viene messo dentro Guido Rossi, che era un ex dell'Inter e poi diventerà un dirigente della Telecom. E quindi anche lì, se andate poi a vedere il docufilm, vedete che poi le società che hanno prodotto il docufilm, che non parla praticamente mai dell'Inter, anche lì dovete vedere poi a chi fa capo la società che organizzò praticamente, che produsse questo docufilm. E lì ovviamente ogni tifoso tira l'acqua al suo mulino e dice: ah, questo non è giusto, questo non è giusto. È un po' lo scaricare le responsabilità rispetto alla narrativa. Se tu parti da un presupposto, sono tifoso dell'Inter, parlerai della Juventus come male assoluto. Se tu parti dal presupposto, come tifoso della Juve, dici: ah, è l'Inter il male, perché lo facevano anche loro, se non peggio, e hanno colpito solamente noi, siamo noi le vittime, e il Milan è... Quindi ragazzi, noi ci dovremmo veramente spogliare di tutto questo. Io onestamente, quando si parla di Moggi, da tifoso del Napoli, anche io mi sento un attimo interdetto, perché non so, perché non è uscito, ma Moggi è stato dirigente anche del Napoli e non lo so all'epoca cosa si fece. Quindi si può dire che siamo tutti colpevoli, si può dire che ognuna delle società, perché poi quando si vengono a scoprire gli altarini è difficile che le società vanno l'una contro l'altra, perché poi alla fine in questo marasma tutti hanno una fettina di torta, chi più grande e chi più piccola, e alla fine ci va bene a tutti, va bene a tutti, e nessuno riesce veramente a smantellarlo il sistema, perché poi cambiano i personaggi, ma c'è sempre da mangiare e da rimanere nelle poltrone, quelle comode. Noi tifosi dovremmo capire che può esserci dello sporco sotto al tappeto di ognuno di noi come tifosi delle squadre, quindi possiamo avere degli scandali nascosti in tutte le squadre, e invece di prendercela tra di noi e dici: ah, tu sei un ladro, tu sei così, dovremmo toglierci la maschera e cercare di goderci le partite, e se c'è un errore arbitrale anche in nostro favore, di dirlo apertamente. Molto spesso noi lo facciamo anche troppo, al contrario, per risultare ancora più onesti, e non lo so se paga, perché poi alla fine è difficile ricevere degli attestati di che sono onestà intellettuale. Si preferisce sempre attaccarsi, che poi è anche il nuovo mondo fatto dei social, dove tutti sono il leone della tastiera, e quindi ci si attacca tra di noi, invece poi di capire che questi veramente fanno quello che vogliono e si spartiscono premi e premiucci, soldi che girano sulle spalle alla fine di noi tifosi, o
peggio quando si fa sulle spalle degli azionisti, quando si fa sulle spalle degli scommettitori che magari sperano di indovinare un risultato basato su un'intuizione e poi vieni a sapere che non è un'intuizione tua, ma il risultato è stato praticamente combinato o almeno indirizzato. Così è triste, però noi ci godiamo le storie che poi all'interno del calcio escono fuori come grandi campioni che non ti aspetti, o grandissime stagioni fatte da squadre che non sono previste tra quelle che dovrebbero poi alla fine vincere. Da New York, Valerio Fruto è tutto, è un video bello lungo, ma alla fine per parlare di queste cose qui non bastano 2 minuti. Io la vedo così, spero di aver fatto una ricostruzione per i più piccoli quanto più chiara è possibile. Ci sono ore e ore di contenuti, ho cercato di fare un riassunto, ma è difficile. Noi però stiamo tuned perché ci sta da finirlo questo campionato e ci sta da finirlo alla grande, e poi con calma analizzeremo tutte le cose che dobbiamo analizzare. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ah, ma no, che bella, io me li fai. Sono Saverio Soli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete la faccia di like? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.